scusate, stavo mangiando un cioccolato, no, ma bentornati. Oh. Ah, ci devo una... Beh, anche voi a casa magari state mangiando un pezzo di pane intinto nella sua. Quest'ora ci sta. Ti capisco, perché uno tira l'altro. Esattamente. Bentornati, siamo qua con tutti i nostri ospiti, pronti per l'oroscopo della settimana, ma soprattutto pronti per aprire la busta che ha scritto scorsa settimana Simon, che ci dirà se ha indovinato il podio di Sanremo. Ma prima, sigla. Esatto, prima la classifica. La sigla. Ma ci credo, signore delle stelle, dici solo casse belle, se gemelli vincerà, baby lascia che si fa. Eccoci qua. Allora, vediamo dove mi ha messo questa settimana, ultima posizione per il Toro. Questa è una settimana in cui arrivano Venere e Marte in acquario, quindi in quadratura dal Toro, probabilmente c'è un po' di stanchezza, c'è anche la sensazione di essere un po' nell'occhio del mirino, di doversi difendere continuamente, insomma il Toro è un po' stanco e da questa settimana con queste quadrature c'è il rischio di dirne quattro a qualcuno. Magari nella maggior parte dei casi avete anche ragione, però evitate di farvi autogol. Okay. E soprattutto se ci sono delle situazioni che vi fanno comodo in questo periodo in cui siete particolarmente nervosi, cercate di fare buon viso a cattivo gioco o comunque di non prendere delle decisioni avventate, anche perché molte situazioni si risolvono già dalla fine di febbraio e ancor più a marzo. Manca poco, dai. Una posizione più su, il segno opposto al Toro, che è lo Scorpione. Diciamo che poi quando i segni sono opposti risentono delle stesse influenze. In questo periodo lo Scorpione deve fare attenzione a come si muove, perché siete un po' come degli elefanti in una cristalleria, cioè c'è il rischio di urtare magari in maniera del tutto... Bella immagine! Diciamo che c'è il rischio di urtare inavvertitamente qualcosa, la suscettibilità di un capo, di un collaboratore, in certi casi anche di creare dei piccoli incidenti diplomatici. Allora, attenzione un po' a come vi muovete, anche perché per il resto invece il cielo dello Scorpione diciamo che è positivo. Allora, anche qui Marte e Venere in quadratura potrebbero creare dei disturbi soprattutto sul fronte della casa o con parenti o con situazioni che riguardano i soldi. Fate attenzione prima di dire una cosa di cui poi in qualche modo potreste pentirvi. Allora, andiamo ancora avanti e troviamo il Cancro alla decima posizione. No, il Cancro viene dall'undicesima posizione e prima dalla dodicesima. Allora, diciamo che lentamente sta salendo. Avete avuto nel primo mese di quest'anno veramente tutto in opposizione, per cui nonostante una serie di battaglie siete ancora qui, da questa settimana cominciate a segnare dei primi punti a favore. Dai, si risale. Allora, giovedì e venerdì sono due giornate che possono essere decisive se state aspettando una risposta di lavoro, soprattutto qualcosa che vi ha tenuto un po' col fiato sospeso, che vi ha fatto sentire un po' da meno. Cominciano ad arrivare le conferme e anche se state cercando un lavoro, una notizia tra giovedì e venerdì potrebbe aprirvi delle nuove prospettive. Io ho talmente il fiato sospeso che mi sono gonfiata. Vediamo un po'. Stai bene così, Rossella. No, stai benissimo così. È il tuo. Però diciamo che siccome è vero che ride bene chi ride ultimo, da questa settimana il Cancro comincia a sorridere e la seconda metà di febbraio e marzo saranno due mesi eccezionali. Bene. Allora, andiamo più avanti di una posizione, abbiamo il Capricorno. Allora, delle belle mazzate il Capricorno. Capricorno leggermente in discesa, sì, siete un po' in lotta con voi stessi. Diciamo che da un lato sentite il bisogno di fare cose diverse dal solito, di alleggerirvi anche un po' di certi carichi. Pensiamo a Mengoni, al fatto di dire finora ho pensato troppo, voglio cominciare a vivere di più, questo è proprio il mood del Capricorno. Dall'altra c'è qualcosa che vi frena, probabilmente legato ai soldi. Allora, molti da qui a maggio probabilmente realizzeranno il desiderio di cambiare vita, di cambiare abitudini, di cambiare tipologia di lavoro. Da questa settimana potrebbero iniziarsi a sbloccare alcune situazioni che riguardano i soldi e che potrebbero farvi, diciamo, indirizzare verso un cambiamento. Bene. Per cui siamo comunque in una buona posizione. Ottavo posto, leggermente in calo per il Sagittario.
diciamo che c'è una certa noia, c'è una certa monotonia che in qualche modo va sbloccata. Da questa settimana tornano a favore due pianeti che innanzitutto riattivano il cielo delle notizie, delle comunicazioni, per cui c'è la possibilità anche che qualche notizia in attesa vi rimetta in moto, vi dia dei nuovi stimoli. E poi ci sono delle buone notizie sul fronte dei soldi, che negli scorsi mesi hanno pesato moltissimo e che probabilmente hanno anche impedito alcune scelte, alcune novità, per cui da questa settimana ritornano a girare per il verso giusto. Bene. Settima posizione in salita finalmente per la bilancia. Vabbè, la settimana scorsa pure tu eri decimo, diciamo che abbiamo preso un'altra direzione, abbiamo preso un altro abbrivio. Questa settimana due pianeti mollano le ostilità e tornano a favore, sono Venere e Marte. Marte è il pianeta della forza, anche fisica, per cui se vi siete sentiti nelle scorse settimane nervosi, tesi, anche un po' fuori forma, da questa settimana si comincia a recuperare. Venere è il pianeta dei rapporti in generale, per cui si ammorbidiscono tantissime situazioni e anche per la bilancia, come per tutti i segni d'aria di fuoco, i soldi ricominciano a girare per il verso giusto da questa settimana. Potrebbe esserci una proposta tra giovedì e venerdì che vi allarga le prospettive di guadagno futuro, per cui insomma diciamo che... Alla grande. Che non guasta mai. Che non guasta mai. Ci offri il caffè. Dulcis in fondo, Venere è il pianeta dell'amore, per cui dopo un mese e mezzo decisamente freddino sul fronte dei sentimenti comincia invece una primavera in anticipo per la bilancia. Quindi dai. Allora, sesta posizione, metà classifica per i pesci. In questo periodo avete un po' la sensazione di stare in una sala d'attesa dove non chiamano mai il vostro numero, per cui... Ascolta. Lo ascolto, però non mi fido. Beh, fai bene perché meglio verificare. Però diciamo che potrebbero esserci dei tempi che si allungano per ottenere una risposta, per partire con un progetto, per avere il via libera, o comunque delle situazioni che vanno avanti un po' per le lunghe. Allora, anche qui, dalla fine di febbraio, con il sole che torna in pesci, certe situazioni si rimetteranno in moto, sia sul lavoro che anche in amore. Andiamo incontro ad un nuovo importante inizio. Questa settimana c'è la possibilità non solo di fare un buon incontro, ma anche di riaprire il discorso con una persona del passato alla quale ancora pensate. Forse già se ne sta parlando, già vi state risentendo. Se dall'altra parte c'è qualcuno che tergiversa, fategli capire che siete disposti ad aspettarlo, sì, ma non per tutta la vita, che è la prima canzone di oggi. Noi siamo sul pezzo. La più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti giri un momento, la notte è finita. Le stelle già stanno cadendo. Dammi retta, scendi adesso in pista. Gira, gira, girerà la testa. Non ti vedo, dove sei finita? Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita. Sai che ti sporto, ma non tutta la vita. Bravi ragazzi dell'Isola delle Rose, hanno imparate tutte, le hanno imparate tutte. Allora, siamo entrati nel nostro podio a 5, perché noi ce l'abbiamo, troviamo al quinto posto i gemelli. Wow! Allora, momento tra l'altro Gali Gemelli dei primissimi gradi, un bellissimo Sanremo. Comincia per i gemelli un periodo molto più stimolante. Diciamo che siete arrivati sin qui un po' spenti. E questo ecco, Rosanna, sei arrivata un po' spenta. Insomma, è stata faticosa. È stata faticosa. Non c'è stato un periodo piuttosto... Diciamo che è stato molto duro questo inizio dell'anno. Invece adesso, con il ritorno di tutti questi pianeti a favore nella nona casa, che è la casa dei viaggi, c'è la possibilità anche di muoversi di più, di spaziare, di entrare in contatto con nuovi ambienti, comunque di rigenerare le energie. Se poi nelle scorse settimane avete avuto un problema con la burocrazia o legato alle tasse, un'autorizzazione, una licenza, tra martedì e mercoledì potete finalmente venirne a capo. Bene. Allora, una posizione più su troviamo la Vergine. Eccola. Questa è una settimana. Eccola. Questa, tra l'altro, dice di questo segno. La Vergine ha fatto un Sanremo fenomenale, a partire da Amadeus, ad arrivare a Loredana Bertè, Mahmood, insomma tantissime performance brillanti. Questa è una settimana di riorganizzazione un po' a 360 gradi sul lavoro, ma anche nella vita personale, riorganizzazione che diventa necessaria grazie a delle buone notizie, per cui immagino delle comunicazioni sul lavoro.
Magari si parla anche di ruoli più in vista o della riconferma di un incarico per i più giovani, del superamento di un esame. Quindi Amadeus si fa Sanremo? Ah, noi ce lo auguriamo, noi ce lo auguriamo vivamente, è perché troppo bravo. È troppo bravo. No, è troppo. E comunque sia potrebbe... anche i soliti ignoti. Sì, però il Sanremo di Amadeus è un Sanremo che non si tocca. Enrico. Diciamo che potrebbe esserci una notizia che rende necessario riorganizzare tante dinamiche, potrebbe riguardare anche l'imminente arrivo di un figlio. Per cui in qualche modo c'è un cielo nella Vergine in cui... Ah, io pensavo che avesse bisogno di una co-conduttrice. Ero pronta. Allora, terza posizione per l'Ariete. Anche qua voglio sottolineare che il podio di Sanremo è Ariete, Angelina Mango, ma anche Geolier, per cui un segno che va fortissimo. Da questa settimana Venere e Marte mollano la quadratura e tornano a favore. Per cui se ci sono stati degli attriti, delle incomprensioni, delle situazioni che vi hanno visto un po' penalizzati, da adesso gira completamente la boa. Molto, molto bello anche in amore. Rete, sì. Eh sì, abbiamo girato, comunque abbiamo sbloccato questo inizio d'anno un po' faticoso. È un po', è decisamente. Un tantino faticoso, vai. Decisamente. Ma ve lo dicevo, questa è stata un po' l'ora più buia prima di un nuovo giorno. Il nuovo giorno inizia adesso per la Perfetto. Rete. Seconda posizione troviamo il Leone. Che la nostra Valeria. Ha un andamento un po' da ape impazzita nelle ultime settimane. Sale e scende di continuo. Finalmente si ripiazza al secondo posto. Leone come Annalisa, come Alessandra Amoroso, come Alfa, che è stata una grande sorpresa di questo festival. Carinissimo. Questa è una settimana in cui entrano due pianeti in opposizione e significa che ci possono essere delle prove, degli esami, un qualcosa che vi spinge a mettervi in gioco, ma dalla quale potete uscire assolutamente vittoriosi. Per cui un esame può essere anche un confronto, una discussione, un chiedere di più, per cui sicuramente è un periodo. Ma l'hai trovato sto amore in treno o no? Ma che cosa c'entra adesso? Beh, aspetta. Sì, ma no. Ce l'ha, te lo dico. Vale, c'entra. Dicelo un po'. L'ha conosciuto. Ed è di un'altra città. Raccontaci un po' di cose, perché in realtà... L'ho anche conosciuto a Milano. Ma basta. Ecco. Ma sono molto innamorata. Perché... prossima puntata ricordiamoci. Sì, facciamo un approfondimento su questo. Esatto, prossima settimana si approfondisce. Allora, la prima posizione, finalmente, per l'Acquario, che viene da settimane in cui ha veramente molto arrancato. Allora, da questa settimana Venere e Marte arrivano nel segno. Marte rende più forti, più decisi, più determinati. Venere porta tutta una serie di buone occasioni, non soltanto in amore, dove ci sono, non soltanto sul lavoro dove ci sono delle nuove opportunità, ma anche finalmente in amore, nel senso che l'Acquario entra in una fase più romantica. Se c'è qualcosa che non vi sta bene, ditelo con la massima sincerità, perché potete veramente buttare giù muri. Allora, cioè siamo, è meraviglioso. E siamo arrivati alla busta. E io cercavo di rinviare questo momento. Il Perché sai, la scorsa settimana su un foglietto quello che sarebbe stato per lui il podio di Sanremo. Una settimana fa io e Simona l'abbiamo firmata, quindi la busta è quella, apri subito. Allora, apri Simon, apri veloce. Guardo perché non mi fido. No, 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 la busta è questa. Come l'avete chiusa bene? Eccola! Allora, l'Ariete ce l'avevo al secondo posto. Angelina Mango e anche Giulia sono entrambi arieti. Ok. Poi Annalisa e il Leone io l'avevo messa al primo posto. È arrivata terza. Vabbè, comunque era il podio. Però il podio è quello. Il podio è quello. Dai, il podio è quello. Però nonostante... non l'abbiamo azzeccata piena, io sono talmente felice che abbia vinto Angelina che non me ne importa niente. Assolutamente, però sì, più o meno ci siamo. Sì, sì, ci siamo. La abbiamo... Bertè non avrà vinto e non è arrivata sul podio, ma è arrivata nel cuore di tutti gli italiani. Esattamente. No, allora, ragazzi...